Cadono calcinacci dal soffitto del bagno del liceo Forteguerri e una studentessa rimane leggermente ferita. È successo ieri nella succursale di Piazza San Francesco del liceo classico Forteguerri Vannucci. Una studentessa che si trovava in bagno è rimasta ferita dal crollo di una parte dell'intonaco del soffitto. I calcinacci e i mattoni che sono finiti sul lavandino le hanno provocato una ferita a una caviglia. Sul posto, dopo l'immediata segnalazione della preside del liceo, Daniela Belliti, sono intervenuti tecnici della provincia che hanno fatto un sopralluogo e reso inaccessibile la stanza. La preside Daniela Belliti ha chiesto alla provincia di controllare i soffitti in ogni stanza della succursale e in tempi celeri. L'edificio dove si è verificato il cedimento era stato ristrutturato proprio lo scorso anno e reso agibile recentemente dai tecnici. Intanto stamani centinaia di studenti hanno partecipato al corteo indetto da studenti pistoiesi in movimento che si è snodato per le vie della città in contemporanea con le manifestazioni organizzate in tutte le città d'Italia dall'Unione degli Studenti. Gli studenti pistoiesi sono scesi in piazza per esprimere la loro contrarietà alle politiche del governo Renzi, con riferimento in particolare al piano scuola e al Jobs Act, ma la protesta studentesca ha voluto anche segnalare la situazione delle strutture scolastiche locali, dopo l'episodio di ieri al Forteguerri Vannucci.